Prima giornata di regata nello stadio della Vela a Crotone, nell'ottava edizione della Carnival Race, un appuntamento fisso nella città di Pitagora, con ben 8 nazioni e più di 300 partecipanti. Sono giovanissimi ed è stata la Carnival Parade in piazza Pitagora ad aprire questa edizione che la presidente del club velico Crotone, Paola Proto, aveva preannunciato come enorme. I numeri ci sono importanti e noi siamo andati sul porto dopo la prima regata e un po' prima dell'inizio della seconda. Abbiamo concluso tutte quante e tre le prove per quanto riguarda la categoria juniores e una prova per quanto riguarda la categoria cadetti. Il vento ci ha aiutato, Eolo è stato dalla nostra parte, il nostro dio Eolo ci ha aiutato assolutamente. I ragazzi sono stati veramente bravi a gestire il vento molto sostenuto, un vento da sud-sud-ovest, intensità dai 20 ai 30 nodi, molto rafficato, non semplice, ma i ragazzi sono veramente bravi, è stato fondamentale il loro lavoro a mare. È andata bene, soprattutto c'è stato tanto vento, le raffiche e sono riuscito a gestire bene, per il resto però è molto difficile, soprattutto piena di barche. È una regata per ricominciare a spingere come l'anno scorso e che è un allenamento per le prossime regate che saranno più importanti. Come sono andati gli allenamenti prima di arrivare a Crotone? Gli allenamenti prima di arrivare a Crotone sono stati duri, anche se è stato il mese di riposo prima di per l'inverno, ma abbiamo dovuto far veloce ad allenarci con 2 weekend di allenamenti per poi riuscire a spingere questa regata. Ci racconti la tua prima regata? Allora, ieri non ho regatato perché stavo male. Quindi oggi è la prima volta? Sì. Cosa ti aspetti da questa regata che dura una settimana? Penso che andrà bene, spero, perché poi oggi è anche il mio compleanno. Quindi tanti auguri. Grazie. Quanti anni sono? 12. Perché hai scelto questo sport? Perché mio padre è allenatore e da quando ho fatto la mia prima regata mi è piaciuto, sì. E ho fatto anche terza femmina in totale, mi sono divertita e ho deciso di cominciare a far vela. Per me è andata male, però per altri è andata bene. E inoltre ieri c'è stato abbastanza vento, quindi direi che è andata bene. Cosa ti aspetti da questa competizione, da questa edizione della Carnival Race? Io non mi aspetto niente, però è la mia prima regata fuori dalla Sicilia, quindi per me è un'esperienza molto bella. Perché ti sei appassionata a questo sport? Mi è sembrato subito bello, dopo tanti altri sport, mi è sembrato molto da duro. Vento medio forte, secondo me andrà molto bene, sono molto ottimista. È la prima volta che ti rechi a Crotone? No, ci sono andato tutti gli anni. Come trovi questo circolo velico e questa città? Molto bello, buon vento e grandi aspettative.